La malattia tromboembolica polmonare è la terza causa di morte tra le malattie a genesi trombotica dopo la cardiopatia ischemica e la encefalopatia ischemica. Per questo sono molto importanti le linee guida che quest'anno presentano diverse novità sia in campo diagnostico che in campo di gestione di varie tipologie di pazienti che in campo terapeutico. È stata confermata la distinzione tra algoritmo diagnostico dei soggetti ad alto rischio e dei soggetti non ad alto rischio, ed è stata aggiornata anche la definizione di alto rischio basata sulla instabilità emodinamica che viene definita in tre settori. La definizione è di arresto cardiaco con necessità di rianimazione oppure di shock ostruttivo, quindi con una pressione sistolica inferiore a 90 mm di mercurio o la necessità di tenere una pressione più alta di 90 mm di mercurio con inotropi, ed infine anche la vecchia definizione è rimasta, ipotensione, quindi una pressione inferiore a 90 mm di mercurio per più di 15 minuti senza altre possibili cause per l'ipotensione. Dal punto di vista della stratificazione del rischio, anche qui ci sono delle novità. Le novità sono basate soprattutto su una distinzione più accurata dei soggetti non ad alto rischio, quindi a rischio intermedio alto o intermedio basso. I soggetti con rischio intermedio alto devono avere degli score clinici appropriati come il PESI oppure l'ESTIA, in aggiunta ad un scompenso ventricolare destro, ad una riduzione della funzione del ventricolo destro sia all'ecocardiogramma che all'TAC del torace con mezzo di contrasto, e anche una troponina elevata. L'intermedio alto deve avere tutti questi parametri, l'intermedio basso deve avere uno dei due o nessuno dei parametri di scompenso ventricolare destro e troponina. Dal punto di vista terapeutico c'è stata una promozione della terapia orale già dall'inizio con i farmaci nuovi anticoagulanti orali. C'è stato un elemento, un grado di raccomandazione di tipo 1. Qui stiamo parlando naturalmente dei soggetti non ad alto rischio, perché per i soggetti ad alto rischio rimane la necessità della terapia di riperfusione con trombolisi, oppure nei soggetti con controindicazione alla trombolisi l'embolectomia chirurgica e in assenza di questa l'embolisi con i cateteri. Altri elementi che sono stati aggiornati sono la terapia, la strategia diagnostica e terapeutica dell'embolia polmonare in gravidanza ed anche dell'embolia polmonare in soggetti con cancro. Dal punto di vista del follow-up abbiamo una novità molto importante: c'è un algoritmo di follow-up, cioè il paziente dopo aver terminato i 3 o i 6 mesi di terapia anticoagulante vanno rivalutati soprattutto se sono sintomatici per la presenza di ipertensione polmonare con l'ecocardiogramma, e qualora questa venga confermata una rivalutazione per lo screening del cuore polmonare cronico tromboembolico. Vedete che nonostante non siano stati pubblicati nuovi studi clinici randomizzati con farmaci o strategie innovative, ci sono stati molti miglioramenti in tutte le fasi di una patologia molto complessa e che in genere colpisce anche soggetti con molte comorbidità.